Andiamo da voi? Dalla... Sì, sì, sì. No, no, ma se mi ha altra cosa. La piscina. Sapa va dalla Grazie mille. Allora, Officina Matteo, cosa c'è da voi? Biciclette, biciclette italiane fatte in Italia. E sono non elettriche? Non elettriche. Ah, voi siete degli originali? Sì, siamo dei puristi. Sì, puristi. Perché qua in questo mercato si vede che la bici elettrica va molto di moda. Sì, sì. Queste sono bellissime. Sì. Qua... Noi puntiamo sull'artigianalità e l'esperienza degli italiani legati alla bicicletta da corsa. Cosa hanno di speciale queste bici? Queste biciclette hanno innanzitutto di speciale che sono delle bici altamente performanti, nel senso che un corridore che usa una bicicletta del genere si rende conto immediatamente che è una bici con una performance molto alta, adatta a fare delle prestazioni molto, molto alte. E l'altra cosa particolare, in un mercato dove tutti importano dall'Asia, noi vogliamo ottenere la produzione italiana. Quindi l'idea deve essere italiana, lo sviluppo e la ricerca deve essere in Italia e la produzione e la manifattura deve essere italiana, assolutamente. E allora, hanno dei nomi questi modelli? Sì, sì, sì. Quello qual è? Abbiamo tre modelli che sono in questo momento, che sono Brondello, primo. Sì. Sono Eremo. Eremo. E Lemma. Lemma lo puoi vedere qua. Ok, e allora qual è secondo lei quello che va il più alla grande? No, in questo momento stiamo vendendo nello stesso modo i tre modelli, ma perché sono tre biciclette che colpiscono un mercato leggermente diverso. La Lemma va a colpire un mercato di persone che vogliono l'altissima prestazione e materiali iperleggeri, quindi la Lemma è un prodotto in carbonio. Quanto pesa? Il telaio pesa 800 grammi, poi il peso della bici completa dipende dagli accessori che si vanno a scegliere e le bici possono arrivare anche a pesare 5 kg e 800 grammi, quindi meno di una borsetta. E quanto costa? Una bicicletta del genere montata, questa è una Lightway Edition, quindi montata con ruote Lightway Obermeier, con manubrio Lightway, con una sella Lightway e con portaborraccia Lightway e con il super record di Campagnolo, il V3, il nuovissimo V3, va a costare sui 12.000 euro. 12.000 euro. Anche se noi costruiamo, comunque vendiamo tutte biciclette alla carta, partendo sì. dal telaio, poi un cliente può scegliere. Ma quella è proprio la più speciale che avete? È una delle più speciali, sì. Ok. E allora, invece, qual sarebbe il prezzo di l'Eremo? Un Eremo così costa attorno ai 10.500 euro. 10.500 euro. Sì. E il telaio quanto pesa? Il telaio in acciaio non pesa 800 grammi perché è un po' più pesante, ma pesa 1,2 kg. È un po' più pesante, però questo telaio è studiato per gli amanti delle gite un po' più confortevoli, all'insegna del comfort, e a chi vuole comprare una bicicletta per la vita, nel senso che è una bicicletta che non ti stufa, ha un design molto minimale, molto classico, che tra 20 anni sarà ancora moderno. Ma sono tutte bici di gara, non di città? No, sono bici da corsa, anche se customizzando possiamo creare la bici da città partendo da un concetto da corsa tipo questa bicicletta. Sì. Questa è una bicicletta che, partendo da una bicicletta da corsa, si può arrivare a, studiando delle geometrie un po' più confortevoli, un po' più adatte a una signora come lei a pedalare, allungare il carro, a mettere un manubrio dritto, quindi una bicicletta assolutamente adatta a girare per le strade di Monte Carlo o altre città. E quella quanto costa? Questa è una bicicletta da 4.500 euro. Grazie mille. Sì.